Signor Clinton, buongiorno. Sai cos'è? Ultimamente con queste intro sempre normali un po' mi mancava quella ritardata. Comunque ragazzi, sono Flame e bentornati. Siamo qui oggi su GTA 5. Per quale motivo? Perché volevo parlarvi di alcune cose strambe, storte riguardanti questo gioco. Quindi, prima di cominciare, mi raccomando un bel pollice in su per supportare questa serie e un commento qua sotto con scritto il camper. Perché per la prima cosa, signori, diciamo che è un piccolissimo easter egg che si trova su internet. Quindi prendiamo il telefono. Vi ricordo anche che vado in live alle 21 il martedì, il giovedì e il sabato. Mi trovate su Twitch nel link bloccato sotto nei commenti. Già che ci siete, perché noi iscrivetevi. Detto ciò, bisogna andare su internet e scrivere la parola cash. Così facendo ci salterà fuori questo sito Cash for Dead Dreams. Non so se è una roba per il prestito, immagino sia una roba del genere. Qua è possibile trovare un easter egg, più precisamente su Breaking Bad. E per ottenerlo dovremmo fare altro che cliccare sopra questo camper e ci salterà fuori questa didascalia, no? Che fa un po' riferimento, diciamo, agli inizi di questa serie TV. Per alcune ragioni le persone anziane amano questo genere di cose, perché il loro vero uso è molto richiesto. Diciamo, i gourmet farmaceutici, i cuochi farmaceutici, gourmet, quello che sono, amano guidare in libertà nel bel mezzo del niente e praticare il loro lavoro. Per chi non conoscesse la serie, c'è quest'uomo su di età che prende un camper e se ne va a cucinare della droga in mezzo al nulla. E insomma, è un piccolo riferimento alla serie. Detto ciò, è bellissima la cosa che muovendo il mouse io posso girare anche il mio personaggio dalla mappa nel radar. Questa cosa è veramente stortissima. Detto questo, passiamo subito con la prossima cosa. Vi ricordo anche, ragazzi, che se avete delle robe potete lasciarmele su Instagram oppure su Telegram. Trovate sempre tutti quanti i link sotto. Dicevo appunto, per la seconda cosa riguarda il povero signor Clinton, perché Franklin è l'unico dei tre personaggi che non può giocare a tennis. Ora io non mi ricordo se qua c'è un campetto, teoricamente sì, ma non sono sicuro esattamente. Franco non può, c'è solamente Trevor e Michael. Nel caso venissero qua ti salterebbe fuori premier esempio per iniziare questa attività e bla bla bla. Franco invece no. Figo, le matte se le prendono poi gli altri, porco. Stai scherzando? Signor Clinton, rimanga calmo, faccia un bel respiro e dia una bella botta con la testa. Ecco, perfetto. Però diciamo, ok, Franco non può giocare a tennis, ma un'esclusiva, se vogliamo chiamarla così, praticamente è l'unico che può utilizzare i grimaldelli. Adesso non so se intendano per aprire le macchine, non ne ho proprio idea, anche perché mi sembra che tutti quanti possano aprirla in modo furtivo. Poi se gli altri due alla fine la scassano, proprio questo raga non me lo ricordo attualmente, però usa i grimaldelli. Detto ciò, direi di passare direttamente con la prossima cosa. Parleremo di un riferimento a GTA 4 presente su GTA 5. Ce ne sono vari, no? Abbiamo visto esempio qua nella zona del deserto, anche dentro al bar di Gigio, precisamente qua. Entrando possiamo vedere qui Nico Bellic sopra un carro attrezzi. Possiamo vedere in questa casa vicino la zona di Don Pagnotta, dovrebbe essere, se non erro qua, un manifesto che ritrae la faccia di Nico Bellic ricercato e quello e quell'altro. Ce ne sono altri, ora non li staremo a guardare tutti, ma ce n'è uno che si può vedere in questo punto, dove sono presenti delle bandiere, no? C'è quella russa, mi sembra, esattamente. Ce ne sono altre, tipo la Queen, abbiamo la Faroa, che non so lontanamente cosa sia, e abbiamo anche Liberty City. Tutte quante hanno un'immagine, ok? Qua c'è tipo un simbolo russo, qui abbiamo gli altri simboli che non so cosa siano, sembra una dama con un vaso magico. Qua c'è tipo un Pokémon. Ebbene, a Liberty City c'è la mappa del gioco, vedete? Liberty City è una piccolezza che comunque magari qualcuno non ha notato ed era giusto menzionare. Detto ciò, passiamo subito con la prossima cosa, che è informativa ed è abbastanza, diciamo, potrei dire anche divertente, no? Perché sappiamo che nella storia Michael è assolutamente contrario al praticare yoga, odia questa roba come odia a morte anche gli istruttori di yoga, vedi appunto Fabian. Ironia della sorte, proprio l'attore che interpreta Michael, ok, quello che gli dà la voce, i movimenti e ha prestato praticamente anche il volto a sua moglie, che è un'insegnante di yoga. Quindi Figo, senti un attimo, se metto il c***o qua dentro dici che mi arresto? Sì. Allora, la prossima cosa, signore, io non so se è stata fixata. Ora sono in una versione con una mod grafica, quindi alcune collisioni sono state, diciamo, riparate o robe del genere. Potrebbe non funzionare. Online dovrebbe andare. Non ci ho provato perché piuttosto che sorbirmi il caricamento dell'online tiro una testata fortissima contro il muro. Comunque, in questo punto succedono delle cose stupide, mettiamola così. In pratica è possibile entrare o dentro sto coso o dentro questa. Sinceramente io non ci ho mai provato. Tutto quello che dobbiamo fare è incastrarci qua, che è veramente semplice, perché basta correre un attimo, il personaggio perderà l'equilibrio e farà una specie di mezzo ragdoll. Come vedete appunto trema tantissimo, proprio perché qua si bugga addirittura saltando. Potremmo vedere dei salti che possono paragonarsi a dei voli. Ecco, bisogna incastrarsi più o meno così. E poi, esatto, come vedete, no, mi ha buttato fuori. Però dovrebbe mandarti qua dentro. Come ho detto prima, io ho una mod grafica che ripara anche degli errori nel gioco, quindi dei buchi, dei glitch o delle cose. Comunque non dovrete fare altro che venire in questa zona e potrete infilarvi dentro sto muro. Altra cosa veramente bella, a parte il fatto che qua per metà voliamo, è che se dovessimo dare un calcio contro il muro, dovrebbe, vedete che ci spinge leggermente verso l'alto, dovrebbe farci fare un discreto volo. Avete presente quei glitch per lanciarci per aria? Ecco, dovrebbe portarci anche a una discreta altezza. Solo che qua non so per quale motivo non me lo vuole fare. Però da quello che possiamo notare, cose strane quindi abbiamo in abbondanza. Detto ciò, mi spiace non funzioni, tralasciando il signor Clinton che è strafatto di non so quale droga. Possiamo passare direttamente con la prossima cosa. Magari se qualcuno volesse provarci, lasciatemi qua sotto nei commenti se con una versione non modata avete avuto un buon esito, o magari anche online. E passiamo direttamente con la prossima cosa, che è, diciamo, informativa. Per chi non lo sapesse, il doppiatore del signor Clinton, ovvero il nome non me lo ricordo, è il cugino del doppiatore di Carl
Johnson. Oh shit. What the fuck? Detto questo, ragazzi, possiamo passare direttamente con la prossima cosa. Perché GTA 5, ok, vedete, no? Una mappa enorme, ha un sacco di missioni principali, secondarie, ha molte attività che possiamo fare, tre personaggi diversi, robe veramente esagerate. E appunto è il gioco più costoso della storia, perché per crearlo hanno speso all'incirca 265 milioni di dollari. Diciamo che poi la spesa è tornata anche a casa abbondantemente, perché nei primi tre giorni di pubblicazione hanno fatto tipo 1 miliardo di dollari, quindi... E se c'è una cosa che spero, per GTA 6 spendete anche 300, 400 milioni, quello che volete, ma lasciate più buchi nel mondo possibili, tipo questi, che adesso non mi ricordo come ci si faceva entrare, ma in questo caso, ad esempio, riesci a attraversarlo. Restando qua nella zona del porto, signori, sempre per la serie posti segreti che nessuno si caga, proprio qui ne abbiamo uno. Adesso non è un posto così segreto, però è un corridoio che il 90% dei giocatori non ha mai fatto, quindi io proporrei un pellegrinaggio proprio in questo punto per infilarci dentro questo, vedete, questo pertugio, questo buco. Ebbene, c'è una zona qua che penso di aver esplorato forse una volta. Questo coso qua è, diciamo, un ingresso segreto, un buco particolare dove praticamente nessuno è mai entrato. Detto questo, passiamo con la prossima cosa, perché molti hanno cercato più di una volta delle similitudini anche per quello che riguarda la zona del deserto a Los Angeles, ma non è precisamente così, perché sì, la città di Los Santos si basa su Los Angeles, ma tutto il resto della mappa sarebbe vagamente basato sulla California meridionale. E poi così, che non c'entra niente, ti metti in mezzo Los Angeles, è come se qua ci fosse il Grand Canyon, ok, montagne, buchi, robe del genere, arrivi qua e c'hai Scampia. Detto questo, possiamo passare direttamente con la prossima cosa, perché per terminare il gioco è necessario uccidere dalle 35 alle 37 persone con un nome e un cognome, ovvero non persone messe così come gang, che c'è gang 1, gang 2, gang 3, ma persone con relativo nome e cognome, con una sua, tra virgolette, storia nel gioco. Un'altra cosa molto interessante, che poi alla fine non frega un c***o a nessuno, però ce la metto in mezzo perché, come si dice, tutto fa brodo, riguarda la F-word, perché non sapesse, è praticamente il modo dispregiativo di chiamare gli omosessuali. E praticamente sembra, adesso io sinceramente non lo so perché ho letto questo articolo dove parlavano un po' delle volgarità, mi sembra esagerato, ma sembra che venga detta all'incirca 1000 volte in tutto il gioco. Io sapevo dell'N-word, questo prendetelo con le pinze, dovrebbe essere così, ma non sono sicuro al 100%. Ma passiamo con la prossima cosa, che è sfuggita a un sacco di persone, e per vederla dovremmo andare direttamente in un negozio di abbigliamento. Adesso sinceramente non so, penso sia questo quello che ci serve, credo, vediamo un po'. Esatto, nella zona degli orologi, perché nel 2015 fu introdotto l'Apple Watch, ok, che adesso qua non so dove possa cambiarmi gli orologi. Ebbene, GTA poco dopo ha fatto un aggiornamento a GTA 5, che dovrebbe anche essere, non so se solo nell'online o anche nell'SP. Qua dovrebbe farmi cambiare orologio, a quanto pare non me lo lascia fare. Ok, signori, l'ho trovato, non è quindi nell'SP, chiedo venia, è unicamente online. Come vedete, l'ho messo un personaggio creato così a cavolo dell'online, e qua abbiamo lo smartwatch dell'iFruit, che sarebbe il plagio all'Apple Watch. Detto ciò, signori, possiamo passare direttamente con la prossima cosa, da notare il menefreghismo di quest'uomo, che tra poco verrà investito da un pilota incapace. Vabbè, una F per lui finché è ancora vivo. Arrivederci, è stato un piacere vederla. L'avevamo detto, raga, mi raccomando, lasciate una F in tempo, perché è ancora vivo, sta sopravvivendo alla lotta uomo macchina. Non sembra nemmeno così tanto preoccupato, torna dove era prima, quindi è sprezzante del pericolo, incredibile. Ecco, gli conviene scappare, perché qua va a finire veramente male. Detto ciò, parliamo sempre di una cosa che succedeva online, perché come saprete, nei vari appartamenti è possibile ubriacarsi. Uno verso la bottiglia del whisky, la comincia a bere, finché poi non sta seriamente male, sviene, eccetera eccetera eccetera. In principio però, quando aggiunsero questa roba, succedeva un qualcosa di davvero stupido, perché una volta in ingerito tutto il possibile, quindi il personaggio si ribaltava, eccetera. Vabbè, dopo che era ridotto praticamente come Sir Clinton in questo momento, compariva un tuo clone al tuo risveglio che cominciava a darti un sacco di botte. Non si sa per quale motivo, ma venivi sdoppiato e un tuo clone cominciava a menarti che la metà bastava. Questa cosa poi fortunatamente l'hanno risolta, non so in che anno, però si parla dei primi anni dell'online, quindi siamo verso circa il 2015. E passiamo con la prossima cosa, ed è una cosa molto interessante che io non vi nego, i primi anni di GTA nemmeno avevo notato, perché per chi conosce l'universo di GTA 5 da molti anni è abituato alla gente Bob, alla gente Ernesto, alla gente Gianfrancesco, per dire. Ebbene, GTA 5 è stato il primo GTA in assoluto ad introdurre agenti di polizia femminili. Se ne possono incontrare, non so se così a piede libero o unicamente se spawnano con le macchine che ti vengono a cercare, anche perché io qua non ne ho mai viste proprio, come non ne ho mai viste qua nella centrale. Quindi il loro spawn credo che sia, e qua magari dico una boiata catastrofica, dovrebbe essere forse unicamente quando sei inseguito, non ne sono sicuro. Se ne avete magari incontrate, lasciatemelo qua sotto nei commenti. E passiamo dunque con la prossima cosa. Come saprete, signor Trevor Phillips, che andremo a vedere proprio in questo momento, ha un'unica fobia, cioè a parte quella di sua madre, eccetera eccetera eccetera. Trevor è terribilmente spaventato dai clown. La cosa bella è che io non mi ricordo per nulla quella missione. Comunque c'è una missione dove lui deve sparare a dei clown e lì possiamo notare tutto il suo terrore. Ebbene, dovrebbe esserci anche un tatuaggio a tema clown che Trevor si può fare con "dormi bene". Selezionandolo, non so se Trevor sarebbe dire qualcosa o se no, non sembra. Però ha una fobia matta dei clown e poi se ne può tatuare uno. Questa cosa è veramente strana. Devo restare anche con Trevor, volendo che evitavamo magari le sbroccate del signor Clinton. Comunque, Diego, porca
ma questi non guardano quando la gente attraversa. Praticamente è il contrario, Franco. Se ti butti in mezzo alla strada che arriva una macchina, non so quanti chilometri orari, sei un po' un buffone. E passiamo con la prossima cosa, che è un dettaglio molto figo che riguarda le guardie. Come sapete, no, avendo 5 serie di polizia, 3, 2, non so quante siano necessarie, comunque avremo le guardie che ci spareranno e ci urleranno di buttare l'arma, fermarci e fare ste robe. E sarà sempre lo stesso messaggio, no? L'ho sotto tiro, ce l'ho, mi avvicino, vai avanti, vai indietro e bla bla bla. Ebbene, in questi dialoghi Franklin e Michael sono esattamente uguali. I poliziotti dicono la stessa cosa: LSPD, quello e quell'altro e bla bla bla, fermati, quelli che vi ho appena detto. Trevor no. Trevor ha dei dialoghi personalizzati proprio dei poliziotti, quindi se noi dovessimo utilizzare Trevor, loro non solo diranno LSPD bla bla bla, ma parleranno anche Trevor con nome e cognome, e questo ci lascia intendere che è una buona conoscenza delle guardie e che non è la prima e manco la seconda volta che hanno a che fare con lui. Detto questo, passiamo con la prossima cosa. In tanti mi avete chiesto anche in live come si fa a ottenere il 100% del gioco, perché non è molto chiara sta cosa. Magari uno completa tutte le missioni, tutte le secondarie, e non riesce comunque ad ottenere il 100%, magari anche prendendo robe in giro. Ebbene, per avere il 100% su questo gioco bisogna innanzitutto completare le 71 missioni principali del gioco, fare almeno 20 delle missioni secondarie, non sono necessarie tutte 46 mi pare, è tipo un covo di barboni questo locale, molto più rognosi magari gli sport e i passatempi che richiedono all'incirca 42 azioni. Bisogna fare almeno 14 eventi casuali e 16 varie. Per varie mi sembra si riferisca a tutte le attività che ci sono in gioco. Diciamo che la cosa più fastidiosa è che la Rockstar non ti va a dire con precisione quali sono le cose che lo intende varie, quali sono le cose che lo intende come passatempo. Diciamo che in questo lato il gioco è spiegato abbastanza maluccio. Comunque pressa poco, le cose che servono sono queste. E passiamo con la prossima cosa, che riguarda appunto il 100% del gioco, perché ti sblocca anche delle cose molto interessanti. La prima è che possiamo avere chiaramente i piloti dorati e viverci l'avventura del Bigfoot. Ho già fatto un video poco tempo fa riguardo che c'è un easter egg nell'easter egg del Bigfoot che è veramente molto interessante. Comparirà chiaramente l'UFO sopra Monte Ciliad venendo qua di sera durante il temporale, mi sembra verso le 3 di notte. Ecco qua, e infatti compare. Questo accade solo con il 100%. Mettiamo giorno, eccolo qua che si vede molto bene. Oltre alle varie cose ce n'è una che è sfuggita a più di uno e riguarda una maglietta speciale celebrativa del 100%. Entriamo in questo discount, dovremmo riuscire a vederla tra le t-shirt. Salve signora, vediamo un po' se sono qua. Forse qua, no, qui non ce l'abbiamo. Vediamo magari dalle altre, poi non so se si trova da una zona precisa oppure no. Però è possibile trovare questa maglietta 100%. Eccola qua signori, è proprio lei, 100%. Non so dove si sia andata a ficcare, però è questa qua, vedete, con i soldi. E si sblocca unicamente raggiunto il 100% del gioco. Magari in questa zona, parti superiori, qua è possibile vederla. Almeno per avere, no, non me la fa vedere neanche qua. Però ce l'abbiamo, poi magari la sblocca e ti arriva automaticamente dentro all'armadio, non idea. Però questa è la maglietta celebrativa del 100%. E siamo arrivati con la prossima, che è anche l'ultima delle robe di quest'oggi. Cose più sobrie, un po' meno glitch, un po' meno bug, perché purtroppo non tutti i giorni si riesce a trovare qualche problema. E parleremo del canale televisivo Weasel News, o come cavolo si pronuncia non mi interessa. Ebbene, questo canale, come sapete, parla di notizie che succedono a Los Santos. Non so se possiamo qua intanto vederlo oppure se vi mostro solamente della gran pubblicità. Guardate che ci sono due canali, cioè o guardi un canale con i maiali o guardi un altro con uno che urla. Questa cosa è stupenda. Qua c'è uno che scopre un maiale, vabbè. Ebbene, in quel canale di notizie che possiamo vedere durante l'arco della storia, nel caso dovessimo compiere un crimine che susciti scalpore, che possa fare notizia, magari uccidiamo qualcuno di importante o succede una disgrazia, esempio con Mr. K o una roba del genere, il notiziario ne parlerà e darà la sua versione, o insomma riassumerà un po' tutto quello che è successo. Non so se metterà anche delle interviste. Avete presente quello che fa anche con il testimone della gioielleria? Ecco, dovrebbe fare una roba del genere. Io personalmente non l'ho mai visto, ho letto questa cosa, quindi non sono sicuro al 100%, però la fonte è abbastanza attendibile, quindi diciamo che dovrebbe teoricamente essere vero al 99%. Detto ciò, questa era anche l'ultima tra le cose di quest'oggi. Spero vi siano piaciute. Se ne conoscete una, mi raccomando, mandatemela su Telegram oppure su Instagram. Trovate tutti i link sotto in descrizione oppure nei commenti. Signor Clint, è stato un piacere buttarla a destra e sinistra, andare a sbattere contro il muro e quello e quell'altro. Vi ricordo anche di venirmi a trovare se volete in live alle 21 al martedì, il giovedì e il sabato. Mi trovate su Twitch, nel link trovate anche lui sotto. È un casino di link praticamente. Detto questo, dinanzi a questi due piccoli errori che incontriamo sul finale che a noi piacciono, direi che possiamo terminare qui questo video. La collisione ce l'ha. Eh sì, anche troppo direi.